Hey, ben ritrovati in Underlink 91 in questo nuovo episodio di Captain Tsubasa. Abbiamo appena finito la partita contro l'Automo. Andiamo avanti e vediamo cosa ci attende. Sì, prossima fermata dei nazionali! Scusa Ginitta, ti abbiamo deluso. No, affatto. Alla fine ho perso sotto ogni aspetto contro Tsubasa Ozora. Ma dopo questa partita ho preso una decisione. D'ora in poi. Il mio obiettivo sarà scontrarmi di nuovo con Tsubasa e vincere! La Nankatsu è forte, è valsa la pena fare tutta questa strada per vederli giocare. Decisamente, ma contro di noi non hanno speranze. Sì, esatto. Ciò di cui Tsubasa ha più bisogno in questo momento è una persona come te. Oh, e tu chi sei? Rappresento l'associazione calcistica giapponese e voi siete Hiroshi Jito e Mitsuru Sano. Sarà sano come un pesce, della scuola media Hirado. So che avete preso parte alle regionali di Nagasaki dell'anno scorso. Ecco perché quello è così alto. Ho capito. Anche tu ci stai studiando. Alle elementari Tsubasa aveva dei rivali, ma negli ultimi 2 anni il suo talento li ha completamente eclissati. Per crescere ancora gli servono altri avversari come Nitta. A questo proposito, mi aspetto grandi cose anche da te, Jito. Spiacente di deluderti, ma il viaggio della Nankatsu verso il terzo titolo terminerà con noi. Signor Mikami, congratulazioni per i suoi anni di allenamento in Germania. Ah, grazie Katagiri, ne ha passato di tempo. Come se la sta cavando Wakabayashi in Germania? Come al solito, si impegna molto. Giocare fianco a fianco con i professionisti lo sta facendo crescere rapidamente. Ormai potrebbe persino non aver più bisogno di me. Davvero? Quindi l'unico di cui non si sa nulla è l'eterno partner di Tsubasa, Taro Misaki. Purtroppo dopo le elementari sembra essere scomparso dalla faccia della terra. Misaki cambiava spesso scuola per via del lavoro artista di suo padre. Non è possibile che abbia abbandonato il calcio. Però è anche impossibile che non abbia sentito parlare di un giocatore del suo livello. Questo significa... Sì? Pronto? Che cosa? Noniko? Non si saprà. Lo sapremo nel prossimo episodio e credo che questo sia concluso. Siamo giunti alle ultime battute della finale regionale di Tokyo. Yuga della Toho! Abbiamo assistito a una tripletta! Perfetto. Stavolta come avversario la scuola media Musashi. Rimasto... No, lui! Lui! Il famosissimo Jun Misugi! Ah, il famoso Julian Ross, come lo conosciamo noi! Wow! Può giocare solo 30 minuti a partita. Le sue capacità sembrano non aver minimamente risentito del lungo stop. Ha persino battuto 2 volte Wakashimazu, questo portiere. C'è anche un altro portiere che mi piace più di lui però, ma forse avremo modo di vederlo. Finalmente i due fuori classe sono faccia a faccia. Anche più di Wakabayashi. A parte che la Toho è la mia preferita, quindi... Non posso perdere contro Tsubasa. Come se potessi perdere ora. Ho sopportato 2 anni di riabilitazione puntando tutto su quest'ultimo anno. Se perdessi non andrei alle nazionali e non potrei mai più guardare in faccia Tsubasa. Non è ancora finita per me. No, sente male. Questo episodio fu tremendo, perché proprio fece vedere il cuore che si spezzava, ovviamente una rappresentazione del cuore che si spezzava. Mamma mia raga, ci rimasi malissimo. Ah però ragazzi, continuano. Che nome Akira Ichinose, tu nome un programma. Ichinose ricordo, e anche Eric. Akira, vabbè, nome un po' conosciuto, ma un po' troppo usato, no? Si può adattare a un bel po' di personaggi. Ha rischiato la vita per questo. Dobbiamo segnare un gol. Dobbiamo farlo! Gli attaccanti della Musashi, animati dal fervore di Misugi, effettuano una rapida serie di passaggi, ipnotizzando la difesa della Toho. È tutto nelle tue mani! Homma! Ancora un passaggio da parte di Ichinose. Come Wakashimazu sono uno contro uno. Wakashimazu si tuffa con tutta l'energia che ha in corpo. Non vi concederò il terzo gol.
Dai! Oh! Cavolo, questo portiere è tremendo, guarda. Tremendamente bravo. Che razza di spaccone. Ma cosa? Ce l'ha fatta! Wakashimasu ha bloccato la palla! La forza inarrestabile della Musashi è stata bloccata da un oggetto inamovibile! Wakashimasu! Pocoro! Yare Yare, è la fine della partita. Nonostante Misugi abbia messo in gioco persino la sua vita, la Musashi non è riuscita ad abbattere la Toho. La Toho accede alle nazionali per il terzo anno consecutivo. Si riconoscono i personaggi principali perché c'è anche quello che è secondario e ha occhi e capelli normali. Invece gli altri hanno capigliature selvagge oppure su capelli super lunghi, tipo lui c'ha risvoltini sulle mani, capito? Insomma, riescono a dare un tratto distintivo ai personaggi principali, mentre i secondari, chi se ne frega. Ti sei ammollito, Kojiro. Oh. Scusi, lei chi è? Questa zona è riservata ai calciatori e agli assistenti. Mister Kira! Io, Takeshi e il capitano l'abbiamo avuto come allenatore alle elementari. Ci sei andato piano con Misugi dopo averlo visto crollare a terra, non è così? Non sei più il ragazzo che conoscevo. Che fine ha fatto l'uomo che stavi diventando? Quando scendi in campo devi abbandonare la pietà. L'unica cosa che serve è la ferocia. Un tempo lo sapevi bene. In passato avresti puntato alla porta anche se il cuore di Misugi gli fosse scoppiato nel petto davanti ai tuoi occhi. Dovevi badare alla tua famiglia dopo la morte di tuo padre. Eppure eri quello che si allenava più di tutti. Tutti i membri della squadra ti ammiravano per la tua dedizione al calcio e la tua determinazione. Però sembra che da quando sei entrato nella Toho qualcosa abbia preso il posto del calcio nei tuoi pensieri. Cos'è successo alla tua sete di vittoria? Dove è finito lo spirito che avevi da bambino? Il fuoco che avevi dentro si è spento. Hai perso gli artigli. Sei diventato una tigre di carta. Di questo passo, Takeshi, Wakashimasu e gli altri perderanno fiducia in te. E non sarai mai al livello di Tsubasa Ozora. Lui continua a migliorare ogni giorno che passa. Ho aperto una scuola di calcio a Okinawa. Vieni a trovarmi qualche volta. A meno che tu non abbia deciso di dare la vinta a Tsubasa Ozora, ovviamente. Non credo. Davvero intenso. Yeah! Maledizione. La palla continua a cambiare traiettoria. Tsubasa, metti più spinta nel tiro dalla distanza. Se riuscirai a padroneggiare questo tiro, non avrai rivali. Questo nuovo tiro dalla distanza. Il tiro guidato. È davvero complicato, Roberto. Non riesco a capire come trasferire la rotazione alla palla. Se solo potessi contare su qualcosa di più degli appunti che mi ha lasciato Roberto. Se solo fosse qui a insegnarmelo. Beh, immagino di non poter fare altro che continuare ad allenarmi. Roberto, l'anno prossimo andrò in Brasile. Vincerò il mio terzo titolo nazionale in Giappone e poi andrò alla conquista del Brasile. Ancora una volta! Che vi prende? Se vi arrendete davanti a un allenamento come questo non farete molta strada. Hai! Sono qui, Mr. Kira. E così sei venuto, Kojiro. Sì. Signori, la prossima squadra è la Zuma Ichi, ma lasciatemi dire che la prima partita è stata devastante per il mio spirito. Questo non è calcio. Questo è un picchiaduro. Per il resto è bellissimo comunque. Molto molto bello. Prossimo incontro siamo contro la Zuma Ichi. Cominciamo la partita senza troppi indugi. Tutto è pronto per l'inizio del torneo nazionale di calcio delle scuole medie. Quella era la finale regionale e questo è il nazionale. 16° torneo nazionale di calcio delle scuole medie. Ieri l'isola di Okinawa sembrava essere stata flagellata da un tifone, ma oggi la cerimonia d'apertura godrà di un clima stupendo. Il caldo sole di agosto infiamma il campo, mentre le 47 squadre chiamate a rappresentare altrettante regioni si preparano a battersi per lo stendardo rosso. La gara si preannuncia rovente, signore e signori. 47 squadre. Hanawa-chu, Tachibana, Masao, Kazuo.
Quest'anno lo standard sarà nostro. Puoi dirlo forte. Nessun problema, abbiamo la vittoria in pugno. Quest'anno lo standard verrà con noi in Hokkaido. Giusto, ragazzi? Non lascerò quello standard a nessuno. Alla fine sarò io a sollevarlo. Per la terza volta. Ehi, guarda la formazione della Toho. Manca Hyuga. È vero, senza Hyuga non si può fare nulla. Comunque siamo stati veramente sfortunati nei sorteggi, non credi? Dobbiamo affrontare tutte le squadre più forti prima della finale con la Toho. Se tutto va come previsto, ovviamente. Però sono incontri a eliminazione diretta. Non possiamo permetterci alcuno sbaglio. Già, l'unico modo per restare campioni è battere tutte le squadre che ci troveremo davanti. Visto in questo modo, i sorteggi passano in secondo piano. Hai ragione. Ehi, voi non avete il 40.000? Certo. Siamo al terzo anno, e questo è il nostro ultimo torneo. Non vorremmo mica macchiare la nostra reputazione con una sconfitta. Tsubasa, in questa partita Soda ti prenderà sicuramente di mira. Tieni gli occhi aperti. Hai, mister. Molto bene, vediamo di iniziare alla grande. Andiamo a vincere un altro torneo. Sì, puntiamo alla tripletta! Cosa che doveva fare anche la Juventus, ma poi... Calciopoli... Moggi... Che poi non era colpa dei calciatori, ma nessuno lo capisce. Ascoltatemi, è evidente che il pilastro della Nankatsu è Tsubasa Ozora. Finché riusciremo a tenerlo a bada, il resto della squadra non sarà un problema. In altre parole, finché ci sarò io a bloccarlo, abbiamo la vittoria in tasca. Infliggeremo una sonora sconfitta da Nankatsu davanti a tutta questa gente. Potrebbe anche essere. Ho capito come giocare. Non ho fatto altre partite, infatti se vedete sto registrando perché... Da prima perché ho la stessa maglietta, quindi è tutto un filone unico. Però penso di aver capito come usare lo scatto e appunto lo sfondamento, che sarebbe ZR. I giocatori avevano paura, tremavano. Quindi erano un po' spaventati dalla partita. Comunque... La prima cosa che mi è venuta in mente nello scorso episodio, non l'ho detto, ma adesso mi è venuta in mente un'altra volta, vedendo i sottotitoli. Questo gioco è uscito in contemporanea mondiale e ci sono i sottotitoli in tutte le lingue più diffuse. Quindi cinese, italiano, tedesco, spagnolo... eccetera eccetera. Level 5 potrebbe fare lo stesso. Sa che in Azumi Eleven in Europa vendi come il pane. È un'idea, è un'idea. Chi è? Come promesso siamo venuti a fare il tifo per voi. Ah certo. Se non vincerete il torneo non vi perdoneremo mai. Tranquilli, state a guardare. Oh. Ehi, idioti, perché non vi date una mossa? Scommetto che pensate di avere la vittoria in pugno solo perché vi è andata bene negli ultimi 2 anni. Beh, sì, in teoria è quello il motivo. Muovetevi e preparatevi per la partita. Tu sei Tsubasa Ozora, giusto? Sai, visto da vicino non sembri così temibile. Da lontano sì. Cioè, è quello che... Da lontano sì, ma da vicino no.
Non ha senso. Vorrei evitare il tutorial in modo da avere un gioco più fluido. Perché se metto tutorial, dopo mi tocca ogni volta che c'è qualcosa, un contrasto, una cosa, si blocca il gioco. Niente, Tsubasa centrocampista. Buono. Mettiamoci tutto e puntiamo al terzo titolo. Sì, però non c'è nessuno. Ok. Eccolo. Ragazzi, non vorrei dire, ma come vi è sembrato? No, non l'ha presa. Perché non l'ha presa? Accidenti a voi. Proprio mentre dico, come vi è sembrato, no? Sono migliorato un pochetto. Niente, non prende la palla. No, avevo premuto. Però insomma ho capito come funziona. Almeno quello. No, volevo passarla. Per sbaglio ho continuato a premere il tasto per tirare e niente. Mi ha fregato. Wow, bravo. No, 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 no. Come? Eccolo! Quanto mi piace questa tecnica di Tsubasa! Quanto è bella quella! Io che cercavo di replicarla al campetto. Il bello è che c'era un campetto vicino a casa che era in cemento. Non sapete quante volte mi sono sbucciato le ginocchia lì. Quella tecnica? No, parata normale. A respinta, bene. Più che altro mi sono sbucciato le ginocchia per tentare di rifare le tecniche viste nell'anime. Dice anime. Aiuto. Perché? Cosa è successo? Ok, Taki. Passa Tsubasa. Perfetto. Ah, devo premerlo all'ultimo, non prima. Devo un attimino ancora prenderci bene le mani coi tempi. Bene, bravo. Eccolo. Bravissimo, Taki. Beh, è ora. Ho provato a tenerlo un pochino più a lungo, ma... No! Cosa? Mannaggia! Che cavolo ha combinato? Perché? Qualcuno che me lo spiega come cavolo funziona? Sì. Grazie. Grazie mille. Proprio... Top, eh? Oh, come l'ho massacrato bene. Gol. Questo è gol per forza. Vai così, 1-0. E allora l'ho capito come si gioca. L'ho capito come si gioca o no? Però ragazzi, consumo un bel po' di spirito, consumo. Bravissimo. Oh, bravo davvero, eh. No, giocalo qui. Va bene, giocalo qui. C'era. Mannaggia. Ok. No, cosa? Ma no. Cos'è successo lì? Ragazzi, no, cos'era quello? Io non voglio vedere una cosa del genere, eh. Sì, vabbè, ovvio, il portiere era proprio scarico. È normale. Ci sta. Non ho capito cosa era successo, quello scambio di palla velocissimo. Sì. Perché? C'era Tsubasa!
Mannaggia a voi, c'era Tsubasa, maledizione. Perché fate i passaggi a caso? Dannazione. Ok, zona V, va bene. Non è un gran problema alla fine. Sì, sì, però. Sì, ma no. Ehi. Wow. Ma non... Ah! Portiere... No, niente. Meno male, meno male. Non sono ancora carico? Ma... Sì... Ah! Ma dai! Ma dai! Ma non è vero mai! Portiere, maledizione, esci! Sì! Con la super tecnica! Con la super tecnica di Morisaki! Quella era la super tecnica di Morisaki! Beh, ti consuma il campo V, però se la usi per parare. Però è un piccolo prezzo da pagare. Mannaggia voi. Zun. Bella. Vai, è ora. Ah, accidenti. No! Come ha fatto? No, stavo proprio in area di tiro per usare la tecnica. Maledizione. Cambia, cambia, maledetto. Cambia! Niente, la scarico oramai. Vai, da lontano anche. Niente, niente. Volevo provare ad arrivare in aria, ma no. Non era il caso. Bra. Sì, però. Va bene, fine primo tempo. Sta andando bene, eh. Sta andando molto bene. Non posso lamentarmi. È molto tecnico il gioco. Molto più di Inazuma. Io perché sono abituato a Inazuma Eleven, che lì vinco quasi sempre. Il contrasto, quindi non me ne frega niente. Neanche arrivano in porta. Non ci arrivano mai. Mai ci arrivano in porta da me. Se non quando c'è l'evento che devono per forza arrivare in porta. Se no, non arrivano mai. Sì, il muro della Zumaichi. Però il muro sta per essere abbattuto. Quel soda non è niente male. Già, riesce persino a competere con Tsubasa. Gli sta bloccando tutti i tentativi di dribbling. Nel secondo tempo dovremmo spingere ancora di più. Tranquilli. Nella ripresa li schiacceremo. Mantenete la calma, finirete per fare il loro gioco. Ok. Atteniamoci alla tattica, dai. Va bene, mister. Il morale della squadra è alto. Non posso dire loro che mi sono fatto male. Ehi, Manabu! Fa entrare Manabu? Oh, Okawa! Nakazawa, vieni subito qui. Tsubasa, la tua gamba! Sì, l'infortunio degli elementari ha scelto il momento peggiore per ripresentarsi. Ma come? Ti hai rotto una gamba? Potresti fasciarle in modo che non peggiori, non abbiamo molto tempo. Va bene. Non dirlo a nessuno, chiaro? Vocatta. Ho capito. Stai bene? Sì, non preoccuparti. Ora dobbiamo pensare solo a vincere. Ho delle buone notizie.
Tsubasa Ozora si è fatto male una gamba. Ne sono certo. E vabbè, come fa a saperlo? Non lo so. Ora che lui è infortunato, dobbiamo preoccuparci solo di Kisugi, Taki e Izawa. Continuate a marcarli e teneteli lontani dalla porta. In questo modo Tsubasa può segnare. Benissimo. Diamoci dentro anche nel secondo tempo. Oggi umilieremo la Rankatsu. Basta che non va a finire i rigori come la scorsa, perché sennò le vinco tutte quante i rigori. Se poi vinco bisogna vedere. Sennò facciamo game over subito subito. Bene, zona V attivata. Che miseria. Ma perché? Sì, qualcun altro? Oh, dai. Maledizione, raga. Ah, l'avevo visto poi. L'avevo visto che stava arrivando il maledetto. Vabbè, tanto ragazzi, ha voglia imparare ancora. Ce n'è di tempo per imparare. Sì. Ti piace ora? No, troppo lontano ero. Però il portiere consuma un po' di forza in quella maniera. No, volevo passare alla fine. Però già avevo il tiro pronto. Potevo fermarlo il tiro e passare a Tsubasa che stava lì davanti proprio. Ehi. No, 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 ho sbagliato tutto, ho sbagliato, fermati. Ho sbagliato tutto. No, cosa ho combinato? Ok, sfondato di prepotenza. Passa, oppla. No. Vabbè, con lui sfondo sempre, è inutile. Non fa passare nulla. Aia. Dai, Oda, Eiichiro. Quello è padre, perché era ancora un ragazzino. Aia. No. Ah. Bella. Beh, lui proprio l'altra volta ha fermato delle palle. Dicevo, ha fermato delle palle. No, qua proprio ho fatto una stupidaggine tremenda. Ho premuto Y invece di X. Vabbè, sì. Beh, ragazzi, però. Ah. Dai, cambia, cambia, cambia. Cambia, cazzarola, cambia. Alleluia. Niente. Niente, io premo ma non va. Bravissimo. Chi c'era lì? Tanto per farmi un'idea. Dai, l'avevo schivato! Mi sta per l'idea che devo avanzare con... Vai. Mi sta per l'idea che devo avanzare di più con i giocatori da centrocampo, da difesa e centrocampo. E poi dopo. E perché? Ma la visuale mi confonde tantissimo. Non riesco a capire perché. La cosa brutta è che, a differenza di Strikers, qui i giocatori non sono le gambe dei giocatori non sono magnetizzate verso la palla. È questo che penalizza tanto il fatto che io, abituato con Strikers, dico vabbè.
sono magnetizzate a posto così, invece no, non è così qui. Dai, l'avevo già passata! Ma perché reagisce male il gioco? Se premo B, no, passala! Oh, vedi? Ah, intanto tiro, scarico un bel portiere. Vabbè. Mannaggia! Davanti al portiere. Ok. Mannaggia. Ma cosa? Ma cosa? Che già stavo pronto col tiro io. Ma cosa combini? C'è qualcuno al centro? Col cavolo che c'è qualcuno al centro. Ma dai. Ah, sì, però cambiatemi il giocatore. Possibile che non c'è nessuno di qua? Ma nessuno in difesa? Nessuno in difesa, raga, io non lo so. Boh. Avanzate un po', avanzate. Ma che vabbè. Una partita sofferta, ci credo. Non può finire ogni volta i rigori, però. Ok, primo gol. Posso stare? Niente. Dammi ti tuffo. Qua. Potentissimo. Allora. Sapevo che dovevo sta fermo. Ma lo sapevo, guarda, lo sapevo. Me l'aspettavo. Ma tu guarda un po'. Tu guarda un po'. Questo è un gol! Questo è un gol!
Oh, e vai! E vai! E vai! Oh, sì! Però no, due volte rigori, raga, in due partite no. Però ce l'ho fatta. Ce l'ho fatta. E andiamo. E andiamo allora. Dopo un match combattutissimo, la Nankatsu riesce a fare un altro passo verso l'ambito terzo titolo nazionale. La Zomaichi non è riuscita a imporsi sul campo, ma ha comunque dimostrato un'abilità fuori dal comune. Comune prefettura forse intendeva. Quindi il video termina qui. Io come sempre vi ringrazio per aver seguito il video. Vi ricordo che in descrizione c'è il link per Instagram. E se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi. E noi ci vediamo come sempre al prossimo video. Che fatica!